dire sono due dati che mi hanno colpito particolarmente. Uno l'ha citato adesso Piacentini, e cioè la richiesta di aumento di trasporto pubblico, la disponibilità dei cittadini a prendere il mezzo pubblico, e d'altra parte una contrazione dell'offerta. E dall'altra, di fronte a una sostanziale stabilità della popolazione, un consumo di suolo straordinario negli ultimi 10 anni. Dai dati che io ho trovato nella sintesi, alcune città addirittura al 50%, comunque numeri assolutamente sostanziosi. Io credo che ci si debba chiedere poi perché succede questo e cosa si debba fare. Una soluzione abbastanza semplice è dire che noi scegliamo solo persone incompetenti e criminali per fare i politici. Siccome io sono stato politico, non penso che sia così, penso che vada fatta un'analisi un pochino più attenta. E credo da questo punto di vista il tema delle risorse vada affrontato. Da quello che mi risulta, il problema del consumo di suolo deriva dal fatto che oggi i comuni hanno come leva economica sostanzialmente gli oneri di concessione. Se vogliono mantenere i servizi ai cittadini, devono far costruire. Allora o si interviene su questo, oppure diventa complicato poi tenere insieme ragionamenti sulla riduzione delle emissioni, il patto dei sindaci, 20-20-20 e quant'altro. Questa situazione va evidentemente aggredita, bisogna trovare forme diverse per far sì che i comuni possano fornire i servizi ai cittadini e non abbiano quella come leva fondamentale. Così come sul fronte del trasporto pubblico, la contrazione progressiva dei finanziamenti statali, lasciamo perdere l'efficacia delle grandi opere, si può vedere, però la contrazione progressiva del fondo per il trasporto pubblico ha portato a una riduzione dell'offerta nelle città. E questo credo che sia un tema reale, perché ci sono programmi impegnativi importanti nel nostro paese. Il patto dei sindaci ha avuto un successo straordinario. Io prima collaboravo alla provincia di Roma e ci sono tanti comuni della provincia di Roma che hanno fatto dei sindaci, programmi, FAES e quant'altro. Poi se si va a vedere le azioni realizzate, queste sono poche, anche perché anche lì dove ci sono le risorse il patto di stabilità impedisce ai comuni di utilizzare queste risorse. Ecco, allora quindi si tratta poi, credo, di trovare strumenti concreti per aggredire queste tematiche, se vogliamo davvero ottenere dei risultati. Risultati che io credo importanti, che si potrebbero ottenere anche sul fronte della mitigazione delle emissioni, perché, come si è dimostrato, in alcuni settori l'impegno ha dato qualche risultato. In parte c'è anche la crisi economica, la riduzione del numero delle autovetture, temo che sia più quello che sia dovuto a quello piuttosto che altro, però diciamo è possibile lavorare in questo senso. Qual è il punto? Che la mitigazione, l'impegno delle città, la riduzione di emissioni di CO2 darà risultati da qui a non so quando, ma insomma nei decenni, se va bene. Noi abbiamo un'emergenza invece molto concreta oggi, che è quella dell'adattamento. Come è noto, l'elemento fondamentale dell'adattamento ai cambiamenti climatici è il problema che i fenomeni sono sempre più estremi. E quindi dobbiamo trovare delle soluzioni, perché quello che abbiamo fatto prima non funziona più. I fiumi che abbiamo tombato nelle città prima funzionava, adesso io non capisco niente di geologia, quindi non mi permetto, però quello che vedo è che prima stava fatto un tubo di una certa metratura, quel tubo oggi non regge, la quantità di acqua che cade nel tempo è molto più breve. E quindi bisogna fare qualcosa di concreto. Ora, per fare questo io penso che si debba, per forza di cose, appunto, da una parte trovare le risorse, dall'altro trovare anche un rapporto molto forte di condivisione con la cittadinanza. Nel vostro rapporto questo è detto molto chiaramente. La necessità
della collaborazione, non solo la collaborazione, della, diciamo, coinvolgimento diretto dei cittadini in queste scelte, perché significa probabilmente spostare degli edifici, demolire, ricostruire, però penso che chiudere gli occhi di fronte a questa realtà sia un elemento sbagliato, e per farlo ci vorrebbe diciamo, una politica autorevole, questo è un po' complicato nel nostro paese, e un rapporto forte con i cittadini. L'altro elemento sul quale appunto lo sto fermando un po' più in relazione col tema delle aree protette è che l'adattamento, la lotta diciamo, per ridurre gli impatti del clima si può fare soprattutto per quanto riguarda le isole di calore grazie a una gestione sana del verde e alla tutela ambientale delle aree protette in modo particolare, ma in generale delle aree agricole, delle zone che possono intorno alle città ridurre l'impatto delle isole di calore. E poi si può fare qualcosa anche all'interno però delle città. Oggi ci sono associazioni impegnate sul fronte del cosiddetto verde pensile, cioè il verde verticale e la rinaturalizzazione dei tetti. Sono piccole cose. Oggi sono piccole cose, ma se voi considerate le estensioni delle nostre città, fare un lavoro di installazione dei tetti verdi su una città come Roma significherebbe assorbire una parte consistente, per esempio, delle piogge quando queste arrivano in maniera consistente, rilasciarle con tempi diversi e quindi riducendo l'impatto sulla raccolta delle acque, significherebbe ridurre le ondate di calore nelle città in maniera consistente, circa 3-4 gradi, quindi possono avere un ruolo importante. Significa quindi che, e torno al tema, un rapporto forte tra le amministrazioni e i cittadini possono anche muovere piccole leve che tutte insieme però diventano efficaci. Ecco, io chiuderei in questo senso. L'altro giorno ho visto un film che parla del chilometro verde ed è un progetto fatto a Corviale di recupero della zona centrale di quel palazzo lungo appunto un chilometro per ridare socialità e ridare luoghi di aggregazione ai cittadini. È importante, è molto importante. So che lì si sta facendo un altro progetto ancora più importante, quello della creazione di un enorme tetto verde di un chilometro lungo, sul tetto di quell'edificio. Se lì si realizzerà questo intervento, allora sì che avremo la dimostrazione che anche una città come Roma, con tutto quello che sta succedendo, le cose concrete si possono fare. Grazie. Grazie.